Bene signori, siamo con il patron della seconda gincana Giuseppe Morelli che porta il suo nome, Piccole. Considerazioni finali, vai Giuseppe. Siamo alla fine proprio di una giornata bellissima, stupenda, non poteva essere più bella. E grida. Voglio ringraziare proprio tutti gli amici, i piloti, tutti quelli che mi hanno aiutato. E finalmente ci siamo riusciti. Nonostante tutto, le critiche, compagnia bella, ci siamo riusciti. Grazie a tutti, siamo alla premiazione in piazza, ora faremo un rinfresco con la torta, il massimo del massimo. Ascoltami Giuseppe, qual è stata la maggiore difficoltà che hai constatato nell'organizzare una gincana? Purtroppo la prima difficoltà è quello proprio di andare dalla cittadinanza e prendere chiedere un sostegno perché non è facile, i tempi di oggi con la crisi non è facile. Senti, dovremmo fare anche un grandissimo ringraziamento al pubblico che da questa mattina ci ha accompagnato. Fallo tu e concludiamo questa intervista con te che sei stato il pioniere di questa giornata. Grazie a tutto il pubblico, ci ha seguiti da stamattina alle 9 fino a stasera, 12 ore ininterrotte, ci hanno seguito, ci hanno applaudito e tutto. Ringrazio tutti. Bene signori, va bene così, salutiamo ancora una volta Giuseppe Morelli, l'organizzatore, e noi vi diamo appuntamento al prossimo impegno che sarà presumibilmente fine di ottobre a Celle Messapica. Grandi novità, grandi progetti, sappiamo che con il nostro presidente nulla è mai scontato. Noi vi aspettiamo, Giacomo Ciambelli per voi.